Le mete oltreoceano quanto sono ricercate oggi? Ma fortunatamente parlo sempre della nostra realtà, c'è ancora una discreta richiesta, soprattutto l'area caraibica che ha dei prezzi moderati rispetto ad altre destinazioni, quali possono essere Maldive e magari anche qualcosina come Kenya. 8 ore di volo ci arriviamo, meta che va benissimo durante il nostro periodo invernale, di queste c'è richiesta. New York, gli Stati Uniti, la Nuova Zelanda, ad esempio, che in tanti si dimenticano. No, non si dimenticano, però non ha dei costi modesti e quindi magari a una prima richiesta poi si decide per altro. New York sì, meno questo capodanno rispetto all'anno scorso, tantissimo durante il periodo estivo. Magari c'è più la tendenza a prenotare sotto data, questo sì. Clienti storici che programmano tantissimo tempo prima i viaggi di nozze e magari i giovani che arrivano quei 15-20 giorni prima e anche una settimana prima. Sicuramente la tendenza maggiore è il famoso Mar Rosso, dove si ha un clima caldo e si riesce ad avere un miglior prezzo. Dove si va in queste vacanze? A Torino! Quanto si spenderà per le vacanze? Ah, non lo so. Tardo a Torino, non spendo nulla. Idem, mi sa che il minimo è indispensabile per un weekend. Dove si andrà in queste vacanze? Da nessuna parte. Quindi quanto si spenderà per queste vacanze? Poco. A casa abbiamo un bambino di 5 mesi. Quindi si rimane a casa, quanto si spende per le vacanze a casa? Meno che andare in giro sicuramente. Più o meno il bilancio di fine anno a livello economico com'è? È quasi in rosso. Da quando c'è il bambino molto di più, quindi meno regali, più cose per lui. Spese per le vacanze? Zero. Nel 2011 c'è qualche viaggio in previsione? Speriamo, non è il 2011, dai. Un bilancio a fine anno, economicamente parlando, com'è? Siamo un po', tiriamo un po' la cinghia, altrimenti è dura. Vacanze di Natale in Calabria. Si torna a casa. Sì, si torna a casa. Lei è a casa invece? A casa. Rimane qua a Torino? A Torino. Dico, quanto pensa che spenderà per le vacanze comunque in casa? La cena a casa tra parenti. A casa. Quanto pensa che spenderà per le vacanze a casa? Pochi soldi, una piccola pensionata. Si lavora quest'anno, noi siamo negozianti, quindi lavoriamo il periodo natalizio. Vacanza a febbraio. Anzi, febbraio vacanze. Viaggio? Viaggio, sì. Già decisa la meta? Non ancora, però penso posto caldo sicuramente. Quanto pensi che spenderai per il 2011 vacanziero? L'anno scorso ho speso sui 1.000 euro a febbraio, quindi temo di spenderli nuovamente, se riesco a metterli via, se no di meno. Dove si andrà quest'anno per le feste? A casa, quest'anno a casa. Bilancio di questo fine 2010? Critico, molto critico. Per un 2011 c'è comunque una vacanza in programma? No. Per il momento no, pensiamo al 2010. Vacanze di Natale dove si va quest'anno per le feste? A casa. 2011 c'è qualche vacanza in previsione già? No, in previsione no, però la speranza c'è.